Istituto scolastico di San Veromilis, quello che accoglie le scuole elementari e medie del paese e del circondario. Qui è scoppiato il caso ormai famoso a livello nazionale della maestra Marisa Francescangeli. Oggi abbiamo incontrato il dirigente, colui che ha comminato la prima sanzione alla maestra. Sentiamo che cosa ha da dire. Buongiorno dirigente. Salve. Buongiorno. Cosa ci dice sul caso della maestra? Non siamo in possibilità di rilasciare informazioni, quanto insomma il caso è tutelato dalla riservatezza, che è un obbligo in questo tipo di procedure, a tutela di tutti gli interessati, prima di tutto della maestra. Ma ci sono altre contestazioni oltre a quello delle preghiere? Gli organi competenti valuteranno la possibilità di fare delle verifiche nelle sedi opportune. Come mai non ha sentito altri genitori oltre a queste tre mamme? Siamo all'interno di procedimenti, abbiamo quante detto, mamme però si sono lamentate? Scusate, ma quante? Purtroppo non abbiamo la possibilità. Quante mamme sono lamentate? A noi risulta tre. No. Ma va cosa bene, succederà adesso all'insegnante? Arrivederci, scusate, ma non possiamo proprio fare diversamente. Secondo quello che si racconta in paese, le mamme che si sono lamentate sono appena tre. Dalle loro lamentele è nato poi il polverone anche mediatico, insomma, di questi giorni. Le tre mamme che però non vogliono parlare né davanti alle telecamere né a microfoni spenti. Parlano invece le mamme che hanno sempre apprezzato l'operato della maestra. Noi siamo a favore della maestra, perché comunque questa cosa del rosario e di una piccola pregherina in classe non era per noi, per almeno per me e anche penso per lei, anche per me, non era un atto così grave da ricevere un provvedimento così e una sospensione per la maestra, perché comunque al di là dei fatti la maestra si è sempre comportata bene, ha sempre organizzato le gite, ha sempre organizzato le feste di Natale e tutto quanto, anche la sfilata di Carnevale, perché comunque è stata l'unica maestra che era in classe nostra che comunque i bambini li ha portati in giro e tutto quanto, con tutta la scuola naturalmente, non da sola. Per chi non conoscesse esattamente le cose, che cosa è successo in realtà? Cioè, i bambini che cosa vi hanno raccontato? Allora, mio figlio innanzitutto è arrivato a casa, mi ha dato il rosarietto e mi ha detto mamma, questo l'abbiamo fatto con maestra Marisa e io, siccome mi piacciono queste cose, perché come ho detto mi piacciono, quindi le colleziono anche, gli ho detto ah che bello, però non mi ha detto altro. Poi ha detto mamma, sono arrivate le vacanze e voglio andare al parco. Il suo problema era quello. Adesso che cosa chiedete? Insomma, la sanzione vi sembra eccessiva? Sì, la sanzione, la sospensione e tutto quanto. Poi io penso che anche tutto quello che si sta dicendo dietro alla maestra sono solo cattiverie gratuite, perché comunque non si può arrivare a questo punto, alle cattiverie. C'è una parte di mamme che non condivide il vostro pensiero? Beh certo, ma ognuno è libero di pensarla come vuole. Io non voglio neanche condannare le mamme che sono andate a lamentarsi, perché comunque non posso entrare in merito a queste cose. Io penso che ognuno abbia diritto di decidere per l'educazione dei propri figli, quindi su questo non voglio neanche entrare in merito. Io non voglio fare la guerra a nessuno, voglio solo dire la mia riguardo alla maestra. E basta, non voglio fare assolutamente, cioè creare anche queste cose antipatiche, sì. Capito? Non mi piacciono queste cose, perché io ripeto, sono una mamma e quindi ogni mamma ha diritto di difendere comunque se si sente, non so, colpita da questa cosa, magari ha fatto anche bene. Però il provvedimento, ripeto, è esagerato. Secondo me il dirigente doveva essere un attimino un pochino più permissivo, perché noi ci ha messo tutti a confronto, la maestra si è scusata, quindi per noi era finita lì. Questa cosa è uscita dopo, è stata veramente un fulmine al ciel sereno, sinceramente. Quindi boh. Il dirigente in questi giorni cosa vi ha detto? Niente, perché noi dal dirigente non abbiamo avuto neanche la comunicazione che la maestra è stata sospesa, quindi non sapevamo niente, dove i bambini dovevano andare anche in gita e l'abbiamo saputo per... organizzata da lei oltretutto? Per voci che comunque non si andava più neanche in gita, quindi non abbiamo avuto neanche una
dichiarazione ufficiale neanche dal dirigente. Dal dirigente no, non abbiamo avuto risposte. E non, comunque non va bene, perché cioè lui ci deve anche, perché scusi, se tre mamme o due vanno a lamentarsi, il resto della classe non conta niente, oppure il complesso scolastico non c'entra niente, tutti avevano diritto delle risposte, penso io. Nel plesso scolastico intanto vanno avanti i lavori per il rifacimento della palestra, lavori appaltati dall'amministrazione comunale. A questo proposito abbiamo chiesto un commento anche al sindaco di San Veromilis, Luigi Tedeschi, un commento sulla vicenda della maestra. Ha detto che c'è stata tanta speculazione politica su questo caso, non è l'ente pubblico che deve parlare, non è la nostra amministrazione che deve parlare, a me interessa solo una cosa, che i bambini vengano lasciati in pace e che proseguano con serenità la loro attività scolastica.